Questo pomeriggio desidero proporre una piccolissima riflessione in merito all'articolo, che riguarda peraltro il nostro territorio, il territorio imperiese e Sanremo, uscito anche sui quotidiani nazionali e che io ho visto dapprima su Facebook e poi subito a seguire ora su un portale di informazioni online molto noto come Riviera 24. Rubano uno scooter, lo distruggono, poi si vantano su Instagram. L'articolo che io ora scorro, come vedete, procede descrivendo il fatto, no? Per cui tre ragazzini, età compresa tra i 15 e i 17 anni, rubano il motorino a una coetanea, lo danneggiano in maniera, diciamo, significativa e poi pensano di bullarsi, riprendendo quanto hanno fatto e pubblicandolo su Instagram. Ecco, la mia riflessione è estremamente breve, al di là, delle conseguenze naturalmente civili e amministrative che ci saranno. Internet non è il colpevole, dobbiamo farcene una ragione. In questo caso Internet è diventato mezzo di diffusione. Instagram è stato scelto tra i social media quale social media più utilizzato per quel target di età. La riflessione che tutti noi, educatori, docenti e genitori, devono fare è legata al perché, semmai, tre studenti, in questo caso tre bulletti, nell'accezione che abbiamo sempre dato al termine, si prendano briga di creare questo disagio a una compagna. Cioè, come mai hanno pensato di poterlo fare? Quale limite viene superato? Quale messaggio forse non è arrivato? Quale voglia di trasgressione c'è dietro questi episodi che probabilmente ci sono sempre stati e auspichiamo non ci siano in futuro, ma che qualche tempo fa semplicemente non sarebbero stati diffusi su Instagram? Cominciamo ad esempio a dare meno peso e meno valore ai social media quali strumenti di popolarità. I social media, se devono avere qualche cosa di sociale, che servano per condividere, per creare conoscenza, per creare, se vuoi, anche rapporti sicuramente di amicizia e rapporti in qualche maniera non più solo digitali, ma analogici, cioè reali. Però cerchiamo sempre di analizzare e soprattutto cerchiamo di diffondere il messaggio secondo cui internet non risulti né buono né cattivo, ma sia sempre l'uso che ne facciamo a renderlo tale.